Ciao a tutti. Oggi è un giorno molto particolare. Ho deciso di farmi un tatuaggio, il mio primo tatuaggio, che poi in realtà è da 2 o 3 anni che ci stavo pensando, ero indeciso, ma alla fine tra un lo farò settimana prossima e un'altra cagata che ho detto, l'ho sempre rimandato. E invece è arrivato il momento. Che dire? Mi sto cagando addosso, ho un'ansia incredibile. Non so perché in realtà non ho paura né che mi faccia male o né per il per sempre, che rimanga per sempre, non lo so. Non ho paura di queste cose, però c'ho l'ansia. Quindi boh, speriamo che vada tutto bene e tanto voi mi sosterrete, no? Incrociamo le dita. Ciao amico, finalmente ti sei deciso a fare il primo tatuaggio. Era ora, eh? Comunque, vedrai che non è niente di grave. Hai vinto la 6 barriere, cosa vuoi che sia per te un tatuaggio? Facci vedere al più presto la foto del risultato, che siamo tutti curiosi. Un bacio in bocca al lupo. Ecco, è arrivato il momento. E visto che sono super preoccupato, ho chiamato... Dov'è? Dove sei? Qua. Ho chiamato Matteo in sostegno psicologico. Se sentite casino è perché c'è lui che fa casino. Ciao, bellissimo! Non disturbarci che stiamo facendo un video. Allora, stiamo uscendo di casa. Cazzo, ho inquadrato il mio numero civico. Andiamo, vabbè, a fare poi cancellerò. Magic, andiamo a fare street magic. Stiamo uscendo di casa. Io continuo a dirvi che sono in mega ansia. E non so, di qualcosa per togliermi dall'ansia. Adesso dico la via con tutte quante le tue fan, no. Vengono qua. No, ma non sa neanche la città, non dir niente. Siamo a Padova. Monza, abito Padova. A Monza. Niente, adesso stiamo andando e boh, non lo so. Secondo me piange. Sì. Piange, c'è un No, ma dopo taglio un sacco. Che poi sicuramente le parti dove dico che taglio le lascerò. Perché sì, adesso sì. Fanno così gli youtuber, no? Fanno i blogger. Esatto. E ci guardano tutti malissimo. Vabbè, comunque, se non l'avete capito, sto andando a farmi il tatuaggio. Anche io. E lui pensava di tatuarsi il nome della fidanzata sul braccio. Con l'inchiostro invisibile. Perché non ha la fidanzata. Esatto. E invece lui si scrive un bel Nicole. No. Sì. No, l'altra? No. L'altra non è ufficiale. Ah, ok. Quindi... che t'ammazza. Questa tagliala. Mi tatuerò Nicole sul braccio. Ora faremo un gran vlog. Guarda. La disperazione. La disperazione di Filippo. L'Inter 160 gradi. Adesso faremo. Fai un'inquadratura dei cuori. Wow, che roba! Altro che Milano! Volevo dire qualcosa di intelligente. Però non è giornata. Dacci una giornata per dire. Per parire blog. Io ti rovino. io tiro birra. Ecco, questa è sto ci guardano. Che poi stavo pensando una cosa. Sto facendo 1000 video eccetera qua. Metti che poi vlog a Milano con tutta la gente che poi non c'è nessuno. Metti che poi tipo il tatuaggio viene malissimo e io me ne pento. Cioè, pensa se sbaglia il nome o qualcosa. Ma pensa se sbaglia il nome? Nicole? Magari scrive Nicole invece di Nicole scrive Nicole. Esatto, con la M e a quel punto lì, cioè disastro. Cioè, devi cambiare fidanzata. Ah, giusto, perché il tatuaggio non si può più cambiare, quindi cambio fidanzata, ne trovo una con la M. Tatuaggio è per questa... sempre fidanzata variabile. Dai. No, però questa non è vero. Mi dice tante di belle non cose. Non è vero, sono super. Stiamo quasi arrivati. Super fedele. Chuck si gira, ecco. No, siamo. Comunque, ho comprato il cane. Siamo arrivati. Cosa c'entra il cane? L'ho chiamato Chuck, così quando lo chiamo si gira. Citazione di Diego Allegri. Vabbè, siamo arrivati. Ok. Allora faccio croccato, quella ciro la vuoi proprio uguale così o... Sì, mi piace. Wow. Sì, però esatto, se puoi lasciare i bordi un po' chiari, no? Sì. Della C calcata. Mamma mia. Ma no, è una cazzata. Grazie. No, è una cazzata. Io sto immobile. Sì. Se vuoi che mi fermo me lo dici, ci fermiamo. No, no.
Vale? No. Un po'. Ferma. Sei a posto, hai fatto. Davvero? Sì. Minchia bomba. Abbiamo finito, abbiamo fatto prestissimo, è stato bravissimo. Sei tu che sei stato bravo. Ehi. Qui c'ho in cancrena tutte e due le braccia, uno per tenere sul video e, la, no, e l'altro per tenere fermo. Adesso puoi farvi un pochettino. Oh, alla fine per adesso la pelle è stata meglio per il tatuaggio che per... Sì. Perché quando mi ha tagliato i peli con la lametta ho subito sanguinato. Oh, appena appena. Sì. Ma no... Il tuo primo tatuaggio. Il mio primo tatuaggio, esatto. Quindi sicuramente adesso mi partirà il trip e sarò sempre qua. Mi tatuerò tutto il braccio, tutto il collo. No, quello Madonna, no, ma il collo, non sei tipo, si vede che non sei tipo. Hai ragione, farò solo qualche magari tatuaggio piccolo. Nome di tua ragazza. Hai capito Nicole? Ha detto che mi devo Nicole? Tatuare il nome della mia ragazza. E... Okay. Vedremo. Quanto tempo siete insieme? Che... 3 giorni. Appena? Sì, no, sì, da pochissimo. No, da quanto? Da 3-4 giorni. Ma oltre, davvero? Ci conosciamo da più di 3-4 giorni, neanche tanto, ma... Sì. Dai, allora... Una roba nuova. Allora devi aspettare. È una roba fresca. Ah, aspettiamolo a fare il nome, giusto? Metti che magari impazzisce. Non... Eccoci. Eccoci, eccomi e basta, perché Matteo è dovuto andare via un attimo. Mi ha abbandonato. E ho finito. Ho finito, qui c'è il tatuaggio che prima o poi vi farò vedere. Sono contento, direi che è venuto bene, subito mi sembrava venuto molto bene, quindi speriamo che rimanga così. È passata l'ansia, oddio è passata l'ansia, adesso ci metterò qualche giorno a recuperare, a riprendermi dallo shock. E niente, tra pochissimo nel video lo vedrete. Sono contento e secondo me vi piacerà. Non potevo fare roba che vi piacesse di più, credo. Quindi, ok. Tra 3. Non riesco a fare le cose con le dita perché ho roba in mano. Tra 3, 2, 1. Ecco il mio tatuaggio.